È la notizia che inonda la chiesa di gioia. Arriva il 13 marzo 2013 ed è il volto del cardinale Jorge Mario Bergoglio, che per non dimenticare i poveri sceglie il nome di Francesco, il santo di Assisi, spogliatosi della ricchezza del mondo per abbracciare quella di Dio. Una notizia che ad ogni latitudine porta con sé emozione e speranza, in particolare in America Latina. Il nuovo pontefice viene da lì, è amato a Buenos Aires, in Argentina, in molti lo conoscono per il suo modo semplice di essere pastore. Il cardinale Riccardo Ezzati Andrello. Papa Francesco ha infuso in tutta la Chiesa, anche nella Chiesa latinoamericana e specialmente nella Chiesa cilena, un nuovo spirito, lo spirito della semplicità, ma allo stesso tempo anche lo spirito della profondità della fede. Il Papa vuole che siamo veramente discepoli, seguaci di Gesù Cristo, non solamente a parole, ma soprattutto con i fatti. E quindi è una grandissima speranza per la Chiesa dell'America Latina e per la Chiesa del Cile. È il Papa delle periferie, degli ultimi, dei poveri. Sono migliaia le definizioni che gli addetti ai lavori pensano per lui. Quel che emerge chiaramente in questo anno è il forte legame che Francesco mantiene con Benedetto XVI, il Papa che ha scelto di salire al monte per volere del Signore, ma per servire ancora la Chiesa, con amore e dedizione. Monsignor Cristo Proikov, esarca di Sofia. La decisione di Papa Benedetto di ritirarsi è stata un colpo per tutti noi cristiani, come per tutto il mondo. E poi quando è stato eletto Papa Francesco, veramente è stata una elezione che è stata presa con una emozione, con una filiale devozione dalla parte dei nostri cattolici, ma quello che mi ha colpito e dà impressione è che le medie in Bulgaria sono molto interessati e forse per la prima volta anche nella mia vita vedo ogni giorno c'è qualche notizia su Papa Francesco. Vuol dire che c'è una sintonia di questa simpatia verso Papa Francesco, non solo a livello, diciamo, dei media, ma anche a livello politico, e si parla molto e veramente viene come una persona, diciamo, in Bulgaria molto ben accettata, una persona che il popolo bulgaro col cuore accetta. E nel cuore sono tante le immagini di questo primo anno di pontificato. Una in particolare ama ricordare il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, che accolse Francesco nella sua tappa d'Assisi il 4 ottobre scorso. Un momento di devozione e di omaggio al poverello, che il Papa ha definito l'uomo della pace, l'uomo della povertà, l'uomo che ama e custodisce il creato. È chiaro, la cosa che ha colpito di più noi è stata la visita di Papa Francesco ad Assisi il 4 d'ottobre. Santo Padre è arrivato mezz'ora prima per poter stare con i ragazzi celebrolesi del Serafico, e il Papa ha detto delle parole che ci hanno toccato profondamente. Ha detto: le piaghe di questi ragazzi sono le piaghe del corpo di Cristo. E questo ci fa vedere come veramente il Santo Padre sa chinarsi su chi soffre, su chi porta una croce più pesante del Signore, e quanto sia vicino agli ultimi, ai poveri, non tanto con le parole ma con i suoi gesti.